Se invece noi non avessimo la voce e dovessimo esprimere delle emozioni, come sarebbe lo sguardo che rivolge al farmacista quando compri dei preservativi? E bomba, ragazzi, benvenuti a un nuovo video di Scuola di Voce Masterclass. Oggi, che dire, un ospite incredibile, Angelo Maggi, una delle voci più straordinarie e brave, perché poi di voci belle ce ne sono tante, ma voci brave, bomba ragazzi, bomba ragazzi. Chi non ti conoscesse, Angelo, dove sei nato? Roma. Roma. Mi dice, ma Roma, non Roma una volta sola. Ah, Roma. Originario di? Roma. Sono romano di una generazione, perché in realtà sono di origini tedesco-napoletane. Pizza con Würstel. Nella tua carriera tu sei stato allievo del grande Vittorio Gassman. Raccontaci un po' cosa ti ha lasciato. Crescere professionalmente con lui deve essere stato molto bello. Vittorio è stato uno dei quattro moschettieri della commedia italiana, no? Manfredi, Tognazzi e Sordi. A debuttare con lui in teatro è stato, come dire, una cosuccia. Ma io in realtà l'ho conosciuto quando non avevo mai fatto nulla. Quindi andai a fare questi provini mitici che si tennero a Roma dalla produzione di Cristaldi, La Vides. Provini che durano a Maurizio un mese e mezzo. Cioè, vennero 2000 persone da tutta Italia, perché lui cercava 6 protagonisti per il suo spettacolo Fa male il teatro. Quindi questi provini tutti ripresi sempre con troupe, perché veniva ripreso tutto, insomma, okay, qualsiasi, anche andava al bagno a fa pipì e veniva. Quindi questi provini lunghissimi, ogni settimana faceva la selezione come un torneo tennistico, e alla fine rimasi io con altri 5, tra cui il nostro collega Nino Prester, insomma. Facemmo lo spettacolo Fa male il teatro, che girò l'Italia per quella stagione, ahimè molto lontano ormai. E Vittorio, per esempio, mi sentiva il sudore della fronte quando usciamo di scena, per capire perché il teatro è anche fatica. Giusto. Bisogna faticare. Vi controllava, se eravate sudati. Controllava, se avevi sudato vuol dire che eri stato bravo. Cioè, ha giocato nella nazionale di pallacanestro, insomma, era un grande sportivo. E quindi questo lato sportivo agonistico legato al teatro per lui era molto importante. Questa è una cosa molto bella, non conoscevo. Questa è la cosa più stupida, ma insomma, poi... Non conoscevo la cosa più stupida. Dietro... Dal teatro sei arrivato al doppiaggio, passando attraverso il cinema. Come è stato evolversi in questo senso? In realtà è venuto tutto molto, molto spontaneamente. Oltretutto Vittorio, una persona come lui, mi ha introdotto anche nell'ambiente cinematografico. Ho conosciuto i fratelli Vanzina, ho fatto i film I Sapore di Mare con i Vanzina, dove ho debuttato nel cinema. Ho avuto la fortuna di lavorare, Maurizio, pure col papà Steno. L'ultimo film che lui ha fatto, Steno, c'ero anche io. Mi faccia causa, un film dove io ho interpretato tra l'altro un tifoso romanista. E tu se invece sei tifoso? Romanista quindi. Che io e l'altro attore Bracconeri, il ciccione che faceva il meccanico Scarozza, io invece facevo il principe Valfredo. I dorselli di Querciarola. Aureli, mortacci tua, sta roba è magica, proprio magica, forza Roma! E pisciavamo addosso a un tifoso interista in una mitica Roma-Inter, 2-1 va a Roma. Poi approdato al doppiaggio come? Tu sai che quando lavoriamo nel cinema la presa diretta non è sempre buona, esatto. Quindi bisogna andare in sala a rifare alcune cose. Oggi meno. E lì io entrai per la prima volta in una sala di doppiaggio. A un certo punto c'era un ruolo che era mancante, che era quello del figlio ciccione dei due ciccioni di Sapore di Mare. Che doveva dire, papà, io ho messo il sonniforo dentro al coso, adesso è venuto un disco dei con voi. Enrico Vanzina dice, ma che, come famo questa, chi lo facciamo fare questa cosa? Io che invece doppiavo il marchesino Pucci e Toscano, dice, ma se vuoi Enrico ci posso provare io. E feci questa cosa e fu la prima volta che io, entrando in sala di doppiaggio, doppiai uno non che non stessi. Ero io. Era anche la prima volta che doppiavo me stesso. Era una prima volta. Fu un'esperienza che mi rimase molto impressa. Mi colpì il buio di quella sala. Tanti altri colleghi giovani, miei coetanei, che vedevo, sentivo, ma loro bravissimi, già se stavano operando bocca nera, che già lo facevano da 10 anni. Non sono nati. Per cui io li vedevo e dico, ammazza, questi come sono bravi, ma come fa? Quel giorno mi innamorai di quel lavoro. E in questa lunga carriera c'è stato qualcuno, un personaggio che hai doppiato, che è stato veramente ostico, che proprio hai detto, ma qua ci devo mettere il 600%. Sì, c'è stato, ce ne sono stati tanti, Maurizio. Uno dei primi che mi sono spaventato, infatti, come ho visto la scena del provino che sono andato a fare, Carlo Cosolo, che era dietro al vetro che fa il provino, ti mando un altro attore perché mi sembrava impossibile doppiare il dottor Cox di Scrubs. Pensa tu! Questa scena che vidi, questo attore John McGinley che parlava mille. Ti frantumerò in pezzettini così piccoli che nemmeno mia nonna, che riesce a fare dei puzzle di cielo azzurro da 1000 pezzi in meno di un'ora, riuscirà a rimetterli insieme, neanche lavorandoci sopra un anno intero. Cosa in velocità, tutta giochi di parole, una velocità pazzesca, eccetera, e dissi, beh, insomma,
Mi sono messo paura, me ne stavo per andare, poi la moglie di Carlo, coso, Andrina Andres, mi ha un po' fermato. Tancio, aspetta per un momento, vediamo, falla piano piano questa scena dei quattro pagine. Mi diede un minimo di sicurezza. Piano piano l'ho fatta, insomma. Una meravigliosa avventura che durò nove stagioni. Nel cuore di nove stagioni, che poi sotto, vabbè, lì c'è tutta una polemica. Sì, sì, la nonna non esiste, ragazzi. Cox è sicuramente nel cuore di tutti, ma c'è un personaggio in particolare a cui tutti sono affezionati da generazione, da prima, forse prima di Cox. Che il commissario Winchester. Io pensavo che andavi a parlare dall'altra parte. No. Beh, insomma, certo, quello è nato molto tempo prima. Diciamo che quello è nato quando ancora non era nato mio figlio primogenito. Quindi parliamo di 35 anni fa. Poi in America non si chiama Winchester, si chiama Wiggum, no? Esatto. L'altro giorno ero in sala per doppiare Winchester. Arrivano i copioni americani e non viene tradotto dal dialoghista che era Winchester, no? Wiggum. Ah, tu lo leggi sui copioni? Sui copioni leggo Wiggum. E quindi sarebbe curioso sapere se gli altri tuoi personaggi parlassero con la voce di Winchester. Ti ho preparato una scheda. Sono i personaggi winchesterizzati. Ma mi fai questi scherzi? Per il primo personaggio ti darei questo. Per il primo ti darei questo. Fa ride così? Un genio miliardario, playboy filantropo. Sei bravo con quell'armatura, senza di quella che cosa sei? Un genio miliardario, playboy filantropo. Esattamente così. Poi abbiamo il commissario Gordon. Cioè, da buon commissario. Sei solo chiacchiere e distintivo. Ma non lo posso. Perché Batman è l'eroe che Gotham merita, ma non quello di cui ha bisogno adesso. E quindi gli daremo la caccia. Perché lui può sopportarlo, perché lui non è un eroe, è un guardiano silenzioso che vigila su Gotham. Su Gotham. Su Springfield. Gotham. Qua è Gotham. È Gotham. Infine. Ti restituisco. Infine. Il dottor Cox. Aurora. Pivello, come ti chiami? Aurora, Gioconda, come ti chiami? Pivello, cosa vorresti dire? Che cosa vuoi essere come me? Ma non lo vedi che nemmeno io voglio essere come te? Va bene. Va bene. Grazie. Questa cosa di zio è venuta un po' in questi ultimi anni, perché se andate a vedere le prime stagioni non c'era sta cosa. L'hai messa? Beh, è venuta perché fa ride. Sì, ma perché funziona. Dopo tanti anni che doppi un personaggio, ti diventa talmente tuo che cominci ad amarlo un po' e quindi a donargli delle cose in più. Un po' è vero, fin quando non arriva la supervisor che dice, beh, insomma, mi pare un po' troppo. Però non è avvenuto questo finora. Per fortuna, vabbè, perché si vede che il risultato non è da obiettare, Angelo. Anzi ragazze, anzi fidanzate di chi guarda i video, perché la maggior parte di voi siete dei ragazzi, o sorelle, o mamme, o cugine. Oltre a presentarmele, la cosa importante è che se per l'estate vogliono essere in forma, io consiglio la linea Diet di Prozis, che si scrive Diet, è scritto davanti però, non dietro. Una linea interamente dedicata al fitness e di allenamento. Tra l'altro, lo sapete già, col codice sconto Merluz 10, bravi, avete il 10% di sconto e potete fare un bel regalo alla vostra amica, zia, cugina, parente, compara, nipota, per dirle al femminile. Abbiamo visto il dottor Cox adesso, no? Ci hai parlato di questo provino difficilissimo. Sì. Ma la cosa bella di dottor Cox è che lui è una persona molto aggressiva, no? Quello che lui dice, come suonerebbe nella vita di tutti i giorni? Proviamo questa cosa. Tu hai le risposte, io ti farò le domande. Quindi immagina una persona che non sopporti. Dai, facile. E ti chiede insistentemente: Angelo, allora vengo a casa tua a cena, va bene? Vengo a casa tua domani sera, porto io la torta, porto il dolce, porto pure una bottiglia, eh? Che dici, Angelo? Facciamo questa cosa, questa cenetta, poi ti parlo. Ci sono tantissimi modi in cui potrei risponderti, Maurizio. Mai, neanche tra un milione di anni, assolutamente no. Scordatelo, toglietelo dalla testa, niente negativo. No, naturalmente quello che preferisco in assoluto, l'uomo che cade nel burrone. No! E credo che non andrò a cena ad Angelo. Non è finito. È giusto, perché sei alla stazione, si avvicina un tizio e ti fa: oh, zio, ce l'hai un euro per il biglietto del treno? Devo parlare più lentamente o ti cerco un'infermiera che parli imbecillese? Un euro. Un euro. 50 centesimi. Au. Ora immagina che sei sulla metro e vedi un tizio accanto a te che si sta tagliando le unghie dei piedi.
Oh mio Dio, sto soffocando e vomitando al tempo stesso. Sto soffovomitando. Schifo. Hai vissuto tutte le piattaforme di comunicazioni mediali, no? Anche la musica, diciamo, in questi ultimi anni, insomma, ho messo su la Iron Band. E poi adesso collaboro con tantissimi artisti, cantanti, una swing band, conosci mia cugina. Il web, Maurizio, è quello che anche mi hai fatto scoprire un po' tu. Sono come Pippo Baudo. E la pandemia, in due eravate. E ho scoperto invece una realtà pazzesca, grandi professionisti che non hanno niente da invidiare a quello che è al di fuori, al mondo reale. E dato che la pandemia è finita, si può tornare anche a teatro, no? Sappiamo tutti, io ho avuto la fortuna di essere stato ospite di Angelo al suo spettacolo Il Doppiattore. Spettacolo che porto in scena da più di 10 anni. Ho fatto più di, credo, 150 repliche. So, rispetto ai primi 5 anni, un piccolo teatro di Trastevere, 200 posti, gente fuori la fila, non riuscivano a trovare biglietto. Infatti okay. Sono stato al Teatro Olimpico lo scorso 1 ottobre, ho fatto una serata, sold out, il Teatro Olimpico, grande teatro. Tant'è che quest'anno mi hanno chiesto 2 serate. Prossimo 30 settembre, 1 ottobre, e lo spettacolo è un po' cambiato, quindi è stato un po' svecchiato, se vogliamo dire, e tanti contenuti che non c'erano 10 anni fa, ma anche 5 anni fa. Ma senti un po', prima di salire sul palco, hai qualche rituale, sì, qualche cosa? In bocca al lupo, in culo alla balena e merda fin qua su. Uè. È vero, lo abbiamo fatto anche insieme. Semplice ma incisivo, è vero. Quindi abbiamo detto teatro, cinema, doppiaggio, web, musica. È uscito anche un libro. Sì, sì. Il Camaleonte. Questo è interessante, Maurizio, dirti come è nato il titolo. Io ho litigato proprio quasi a prendere la botta, ma avrebbe voluto un titolo un po' più vicino a Tony Stark, diciamo. L'uomo editoriale. De L'uomo de ferro. Io invece ho un po' insistito per questo titolo perché quello che io poi racconto, tu sai, in tanti anni il doppiatore di Vaglia è un po' un camaleonte, e quando ti dicono ammazza Maurizio non t'ho riconosciuto perché sei stato, è un po', quello è un bel complimento. Beh, ma è un complimento, come l'animale cambia continuamente pelle, e anche il doppiatore deve diventare un genio miliardario per boy filantropo. Insomma, è un po' una biografia, ma c'è tantissimo di doppiaggio. Forse il primo vero libro di uno che ha avuto un po' di esperienza nel doppiaggio, racconto tanti aneddoti che ci sono, purtroppo alla mia età, tanti ragazzi. Quindi ragazzi, se siete curiosi degli aneddoti sul doppiaggio, andateli a leggere nel libro, ragazzi, no spoiler. C'è anche l'audiolibro letto da me, ma ci sono, se non sbaglio, 28 clip, e questo mi ha aiutato il web, vedi? Le clip che ho fatto di doppiaggio, che io mi sono divertito a doppiare in video con l'immagine dell'attore che sto doppiando, eccetera, l'abbiamo messa nel libro con il QR code. Tanti personaggi, c'è un po' tutta la tua storia, la tua carriera, ci parli anche nel libro di Winchester. c'è proprio un capitolo. Com'è nata la voce del commissario Winchester? Esatto, ecco, com'è nata la voce del commissario Winchester? Perché questa è irlandese in originale, no? Sì. Perché è stato scelto il campano? E andrebbe chiesto, ma non si può più fare, a Tonino Accolla. Io poi arrivai, tra l'altro, in un secondo momento, perché mi piace, è stato un altro attore napoletano. Sì, è vero, una prima I primi voce. 2 anni, Enzo Avolio. Poi fui chiamato io, e io mi sono adeguato e gli ho dato l'accento napoletano. Ma se Winchester fosse stato un romano, come te? Tipo, insomma, commissario Vincenzo, veramente un buco di lama di piano, insomma, hai capito? Insomma, il commissario Vincenzo sarebbe stato un po' vicino ad Aldo Fabrizi. Esatto. E gli somiglia pure, certo. E se fosse stato milanese? Capito, Sarebbe diventato qualcosa un po' più... Ma il poliziotto milanese non c'è. Non c'è, è vero. Non esiste. Se fosse stato... Se fosse stato Toscano. Il commissario Winchester e di Livorno, forse è stato il commissario Winchester di Massa Carraria, di Buzzino, ti prende a Springfield, esatto. Ha capito? Bellissimo. Sappiamo che le nostre prove attoriali vengono dalla voce, no? Questo strumento che ci è stato donato a tutti. Ma se invece fosse il contrario, se invece noi non avessimo la voce e dovessimo esprimere delle emozioni, come sarebbe lo sguardo che rivolge al farmacista quando compri dei preservativi? Una confezione di Aquel, per cortesia. Aquel. Grazie. Le dia quel signore. Quando
quando il tuo collega appena finito di incidere ti chiede come sono andato e tu non vuoi dirgli che è andato malissimo. Questa si lega a una cosa che diceva Gigi Proietti, mi raccontò questa cosa. Sai, noi andiamo a vedere spettacoli dei nostri amici in teatro, no? Sì, sì, sì. Andò a vedere un giovane attore che forse, tra l'altro, veniva pure dal suo laboratorio. Preoccupato, questo ragazzo gli disse: Gigi, ma come sono andato? E Gigi... Oh, a me... è piaciuto. Che è la cosa più tremenda che si può dire. È una cacata mostruosa. Però... questa mi piace. Allora, siamo alla prova finale. Recentemente è stata ospite da noi Cristina D'Avena, che mi ha aiutato a comporre la sigla di un cartone animato che non esiste, che si chiama Tito l'imbianchino dei sogni. Perché tu sai che Tito, ma tritinti non te ne intendi tanto, no? Cioè, quindi Tito l'imbianchino dei sogni. Ah, ecco. No, Tito no, no, Tito no, che si fa, che si fa, che si fa? E quindi io vorrei che tu mi dessi una mano, in quanto direttore di doppiaggio, a trovare la caratterizzazione di Tito. Vuoi essere ingegnato? Imbarami. Vediamo. Allora, io devo fare Tito, no? In bianchino. Toscano, ovviamente. Toscano. Dai, Tito. Quindi... Però non se ne intende tanto. Quindi secondo me è un po'... Un po' la faccia deve essere tanto un po' così. Esatto. Tipo, che devo dire? Devo imbiancare questa parete, Tito. Questa qui. La parete la so fare. Mia, devo fare il tetto. No, il tetto no, intanto facciamo la parete e poi proseguiamo a tinteggiare il tetto, Tinto. Ti ha capito? Non me ne intendo. No, io la parete la so fare perché fa così, no? Sì. Poi il tetto invece fa così. No, il tetto è dritto. Il tetto è dritto. Ma quindi lo fa a gocce. Ah, ecco, capito. Beh, no. Tito, tu... devo comprare qualcosa forse. Credo che tu debba un po' anche studiare però, a un certo punto. Perché mi pare che non ti intendi molto dei tetti tu. No, di tetti sì, di tetti ritinti no. Di tetti ritinti, ma sei tu che devi ritinteggiare il tetto, Tinto. Ma se è tinto, perché lo ritinteggio? Perché ogni tanto i tetti vanno ritinteggiati, Tinto. Se no, che tetti ritinteggiati sono? Devi ritinteggiare i tetti che non sono tinteggiati a sufficienza. Sono tinteggiati, ma vanno ritinteggiati, Tinto. Se tu ti impegni a studiare, Tinto, i tetti che devi ritinteggiare, vedrai che li ritinteggerai abbastanza bene. Potevo fare idraulico come i miei babbo, io. Angelo, grazie mille. Grazie a te. Grazie mille davvero. Ragazzi, Angelo Maggi, vi lascio in descrizione tutti i suoi link, le sue pagine. Grazie mille Angelo, grazie mille ragazzi. Bomba ragazzi. Bomba ragazzi. Cioè, perfetta. Ti posso insegnare poco, perché la voce mi pare. Forse se mi compro il grullo ce la fa. Il grullo ce la fa, sì.